Buon pomeriggio a tutte e a tutti, io sono Alessio Arena, il direttore scientifico di Villa Tasca, per me è un grande piacere dare il benvenuto al professor Luigi Amato, che oggi insomma, è il nostro protagonista perché è il curatore principale del volume che oggi presentiamo, è il secondo volume di Autonomia Estetica, questa che punta probabilmente a diventare addirittura una rivista, già il taglio è quello, io ho avuto il piacere di contribuire al secondo volume, di leggere il primo, è davvero ovviamente il livello è molto alto, ha una grande qualità questa, la linea presa ecco, da questa collana, cioè di essere veramente interdisciplinare, di essere veramente aperta a materie umanistiche che apparentemente, almeno secondo i canoni delle nostre accademie, non potrebbero dialogare e invece dialogano perfettamente. Questo ci deve insegnare che appunto ogni confine e barriera fisico o appunto concettuale che ci sia appunto, è assolutamente fuori luogo. Soprattutto appunto quando si parla di cultura, di sapere, di ricerca, i nostri settori scientifico-disciplinari, quindi insomma, spero che pian piano si aprano a questa visione delle cose, no? Io vi do il benvenuto in questo parco, noi l'abbiamo aperto nel 2020, un parco di 6 ettari, aperto alla cittadinanza, svolgiamo eventi culturali di vario tipo, abbiamo un centro di ricerca in convenzione con le maggiori fondazioni, università italiane interessate alle discipline dello spettacolo, ma non solo, alla storia dell'arte, alla storia tout court, agli archivi, abbiamo anche un vasto archivio, curato da una ricercatrice dell'Università di Palermo, sta facendo un lavoro prezioso per le comunità di studiosi, per le generazioni di studiosi che verranno, e se tra di voi c'è qualcuno interessato, noi, ovviamente i nostri cancelli sono aperti. Anche per le ricerche in ambito storico-artistico, in ambito archivistico, storico, botanico, anche se credo che qui siamo più umanisti che altro, o artisti nello specifico. Quindi è normale ecco, che nella programmazione del parco si incasellino ecco, iniziative come queste, come la presentazione di una rivista, di questo spessore. Quindi io davvero ancora vi do il benvenuto, ringrazio il professor Luigi Amato, ringrazio Massimo Bonura che è qui seduto con noi, gli altri autori della rivista, gli altri relatori qui presenti, sia per l'opportunità, anche a titolo personale, anche io ho avuto il piacere di scrivere, invito a continuare assolutamente a lavorare a questo progetto, so quanto fatica costa, so quanto, insomma, quanto lavoro richiede, quindi è un servizio che si fa non soltanto verso gli studenti delle accademie, verso appunto una comunità scientifica che è in espansione, che è fatta anche di giovani studiosi che spero possano essere valorizzati sia dalle accademie sia dall'università. Bene, lascio la parola a Luigi, grazie ancora e benvenuto. Grazie Alessio per, come dire, per aver introdotto quello che è il tour di questa rivista, perché Autonomia Estetica nasce innanzitutto come un gruppo di amici, di studiosi, di colleghi che si diverte a fare cultura. Questo in un'epoca in cui la cultura è vista assolutamente come noia, come un sistema scolastico universitario devastato, porta a odiare la cultura invece che ad amarla, questa è la triste insomma verità, e quindi bisogna porvi rimedio, si pone rimedio alle cose solo con gli spazi di libertà che vengono creati. In un'epoca di pensiero unico, di cancellazione della cultura, le cose cambiano esclusivamente se qualcuno si mette in gioco e fa, per così dire, lo sforzo di non aver paura innanzitutto delle proprie idee, e in seconda battuta di superare quelli che sono determinati steccati, anche devo dire di tipo scientifico. Qua abbiamo Alessio, Massimo, ovviamente la professoressa Caracausi, come dire, anche in quella che è la cultura universitaria, tradizionale, come dire, e lo vedrete, insomma, hanno qualcosa
per fare un eufemismo, qualcosa da dire, perché se ne hanno fatto la propria vita e la propria esistenza, ma c'è bisogno anche di altro. In Accademia abbiamo anche altre riviste, altre manifestazioni scientifiche di altissimo livello. Autonomia estetica però è un'altra cosa. Autonomia estetica è una raccolta di saggi che diventerà una rivista, che è innanzitutto uno spazio di libertà, è uno spazio dove devono circolare idee, ed è uno spazio, tra virgolette, politico, cioè un qualcosa che si muove al servizio della polis, politico in questo senso, e gira la Sicilia, l'Italia. Abbiamo cominciato questo nostro tour il 23, siamo a Ragusa, poi ad Agrigento, poi a Malta, insomma, dove possiamo andremo. E serve, per così dire, anche per fare stare insieme le persone. Ieri mi hanno invitato a Monreale per il 2 agosto per una mostra sul sacro, no? Quindi ovviamente verrà il vescovo, verranno altri personaggi. Io cercavo di spiegare che il sacro è anche altro e ho detto quale sarà il senso del mio intervento. E mi veniva in mente l'altra volta, rientrando da un viaggio, per così dire, a Cipro, viaggio di lavoro in realtà, sugli spazi sacri. Cioè noi una volta avevamo delle città come Gerusalemme, Roma, Delfi in Grecia, cioè dei posti che erano il simbolo del sacro. E oggi abbiamo un mondo che è desacralizzato, che è destinato al turismo, cioè viene desacralizzato il mondo, anche per motivi politici, dal Kosovo ad altre zone particolari dove ci sono stati gli ultimi accadimenti che hanno preparato la situazione geopolitica degli ultimi 30 anni. Quello che sta accadendo oggi è un qualcosa che si prepara da decenni: le guerre, le pandemie, la crisi economica. E però nessuno lo sa, nessuno dal punto di vista estetico e filosofico fa un'analisi di che cosa è voluto dire fare di Gerusalemme un centro turistico, oppure di Roma, oppure perdere il senso del sacro dei luoghi. Significa anche cancellarne l'identità. Io ho detto chiaramente che la mia impostazione potrà essere quella pagana, là si sono messi a ridere, no? Cioè a Monreale, no? Ho detto, ma questa era l'impostazione anche di Celso, di Giustino Martire nel secondo secolo, quando il cristianesimo nascente si confrontava col senso della bellezza, che inevitabilmente prendevano dal mondo della classicità, dal mondo nel quale anche loro stessi si erano, per così dire, formati. Oggi c'è un pensiero unico, dovunque, ed è inutile che ce lo nascondiamo. Non che questo pensiero unico, per così dire, dica sempre le cose sbagliate, intendiamoci. Però non è mai bello quando non c'è, si perde e si continua a perdere il senso critico. C'è stata una battuta di un noto fumettista, no, che è stata applaudita sui social, insomma, che diceva, sintetizzando, le persone prima di parlare dovrebbero sapere, no, se loro possono parlare o meno. Era un elogio della tecnocrazia, della competenza, cioè tu puoi parlare di una cosa solo se sei competente. Questa è una cosa terribile, significa la fine di ogni forma di democrazia, lo capite? Perché è vero che, dire, ma la doxa, l'opinione, i sofisti, insomma, fa parte di quello che è un certo nostro mondo nel quale affondiamo, per così dire, le radici. Con questo non voglio dire che Umberto Eco avesse del tutto torto quando affrontava il problema dei social dicendo che avevano dato spazio a legioni di imbecilli o alle affermazioni di Galimberti, però mi sembrano poi, come dire, i pretoriani di un certo tipo di idea del mondo che sicuramente non sta facendo bene al mondo e all'umanità. Dietro l'apparenza del buonismo, dietro l'apparenza del, per così dire, del vogliamoci tutti bene, invece non è poi nella realtà assolutamente così. Dicevamo della multidisciplinarità dell'autonomia estetica. I primi due numeri hanno toccato per esempio l'aspetto del neogreco, di cui poi ci parlerà più diffusamente la professoressa Caracausi, cioè il fatto che noi superiamo determinati confini anche della nostra disciplina, l'estetica. Questo perché anche in primis da, come dire, da mestieranti, da
operatori della cultura, operatori dell'intelletto, lavoratori dell'intelletto, per dire, non pretendiamo di dirci intellettuali, lasciamo la qualifica di intellettuali, come dire, ad altri del mondo mediatico, però abbiamo l'impressione, per così dire, che oggi per comprendere il mondo non ti basta più alcuni schemi del passato. E per essere chiaro, quando ero all'università, per la prima laurea l'ho presa in storia medievale, gli storici ritenevano di conoscere il mondo. Dicevano sì, va bene la filosofia, va bene la letteratura, ma con la storia capisci il senso dell'esistenza umana. I filosofi era poi la stessa cosa, a parti ribaltate, cioè la... E in fondo ognuno aveva la sociologia, le discipline allora, per così dire, emergenti nel mondo universitario. Oh, non ho studiato nell'Ottocento, cioè parliamo degli anni Ottanta, primi anni Novanta, cioè stava cambiando anche l'università con l'introduzione di nuove discipline. Ognuno aveva la verità in tasca. Oggi credo che la verità in tasca non ce l'abbiano nemmeno quelli che come noi, Dario, hanno un approccio multidisciplinare, perché le cose sono estremamente complesse. E chi gira un po' il mondo come me, o l'ha girato tantissimo per i motivi più disparati, si rende conto che di capirne sempre una minima parte. Mi accorgo a Cipro che tutte le mie lezioni di geopolitica, tutto quello che avevo studiato, quando poi sei là e vivi quel tipo di realtà, capisci anche la geopolitica, gli articoli che avevo fatto per l'IMES 20 anni fa, non servono più a niente, perché la realtà è completamente cambiata, no? Quindi una volta la contrapposizione greci contro turchi che rimane, per farvi un esempio, ma oggi tutti gli abitanti dell'isola, greci e turchi, temono gli immigrati dalla Grecia e dalla Turchia, cioè temono rispettivamente quelli che vengono, i loro stessi confratelli, compatrioti, perché? E perché creano problemi nel mercato del lavoro, all'ordine pubblico, danno fastidio, sono i paradossi della storia, ma oggi il mondo è fatto di questi paradossi. A volte la spiegazione è veramente quella la più semplice delle cose, a volte invece è molto complessa, è una spiegazione, per così dire, che necessita di un apporto multidisciplinare, ma anche e soprattutto della curiosità, cioè di essere curiosi nel capire le cose. Cosa che questa società oggi, al nostro modo di vedere, autonomia estetica, anche una dimensione assembleare, fuori moda, cioè che quella di parlarsi, no? Di confrontarci tra noi e di confrontarci nelle nostre presentazioni col pubblico. Ed è una cosa molto bella il fatto che le persone vengano appunto per confrontarsi e non per fare comizietti, cioè perché oggi spesso alle presentazioni dei libri si alza qualcuno e ti racconta la sua storia, cioè ti dice lui com'è il libro, com'è. Noi pensiamo invece che, voglio dire, il confronto e la partecipazione delle persone alla rivista, cioè questa non è una rivista solo, ovviamente fino adesso siamo stati, per così dire, addetti ai lavori, ma è una rivista che avrà ampi spazi di libertà quando diventerà rivista, nelle recensioni, nelle rubriche, nelle lettere, nelle impressioni. Questo perché deve essere veramente un terreno di confronto che recuperi che cosa? Recuperi quel senso di comunità, dello stare assieme tra le persone, che io ritrovo in altre parti del mondo. Quando mi chiedono, anche Salvo, il nostro regista di oggi che ci sta riprendendo, mi chiede ma qual è la differenza quando lei, professore, va a Malta a insegnare o in altri posti, che lì trovo più senso della comunità, per esempio tra gli studenti, trovo più senso della comunità dentro le istituzioni, cioè le persone amano, vogliono e vorrebbero, per così dire, confrontarsi lì. È gente che viene da tutte le parti del mondo e cerca di capire l'altro da sé. Ora, capire l'altro da sé non significa l'idea che abbiamo noi d'Occidente che ci dobbiamo omologare, che deve essere un mondo di persone tutte uguali, che la pensiamo alla stessa maniera, che ci vestiamo, cioè ci comportiamo e abbiamo tutti un pensiero unico. No, la bellezza della specificità che vedo è lo stare insieme, anche linguisticamente. Io mi trovo lì a parlare 2000 lingue che non conosco, però ci capiamo. La cosa bellissima è che quando stai insieme a persone di cui non capirai, a un certo punto ti ritrovi a parlare inglese, greco moderno, cipriotidi, arabo, no? E alla fine però le persone
a gesti, oppure se si capiscono, ti fanno sapere quello che è il loro pensiero. Il mondo è bello dal nostro modo di vedere, a mio modo di vedere, perché è fatto di specificità e tutte le specificità vanno salvaguardate. Il fatto di dover essere per forza in una determinata maniera non l'ho mai realmente compreso. Ora, non si deve nemmeno pensare che questo nostro progetto di autonomia estetica, che ora gli altri entreranno nei dettagli, presentando i loro articoli, presentando insomma quelli che sono poi i contenuti, che ripeto sono contenuti molto forti anche, cioè sono contenuti di un certo spessore, perché abbiamo curato nel tempo, per così dire, ognuno di noi, determinate forme di sapere. Nel momento in cui fuori crollava il sistema culturale e trionfava l'ignoranza, perché l'ignoranza ha vinto, questo sappiatelo, che questa è la nostra, è una forma di resistenza, è una battaglia, per così dire, che inizia da una battaglia di tipo di retroguardia, ma in realtà ha vinto da tempo. Era una logica conseguenza di un certo tipo di sistema economico, era il capitalismo, che per vivere, progredire, portarci dove vuole portarci, ovviamente ha bisogno di un abbassamento del livello culturale. E l'ha ottenuto scientificamente, con delle cose simpatiche, no? Ti dicevano: aboliamo le nozioni, il nozionismo. Poi la gente ha perso le coordinate di spazio e di tempo, non sa le date, non sa nemmeno in che secolo siamo, non ha più nessun tipo di prospettiva storica, no? Cioè delle cose, tende a pensare il tutto in un eterno presente. Una delle cose più difficili che noi faccio in estetica è quando spiego il contestualismo, cioè il fatto che tu, insomma, per essere chiari, una cosa la devi contestualizzare nel tempo in cui succede, non 500 anni fa, né puoi giudicare una cosa di 500 anni fa con la mentalità di oggi. Questo non è nemmeno un concetto difficilissimo, ma oggi è quasi impossibile da far capire in quest'epoca, però in quanto ti dicono: ah, ma nel Medioevo bruciavano le streghe, bruciavano gli eretici, nell'Ottocento c'era la schiavitù. Ora, a parte che la schiavitù c'è ancora in moltissime parti del mondo e nessuno, per così dire, batte ciglio, che i diritti sono violati in tantissime cose del mondo, che voglio dire, a volte i discorsi servono a ribaltare le questioni, cioè tu non, per non parlare di lavoro, di sanità, di determinate cose, parli di altro. Parli dei desideri che diventano diritti, che è un'altra cosa bellissima, ma non è esattamente prioritario rispetto al lavoro, alla salute o altre cose sostanziali. Però, ripeto, abbiamo lavorato in questo senso. Abbiamo lavorato affinché non ci fossero poi barriere di tipo culturale, ideologico. Le persone che vedrete qua sono persone che scrivono perché hanno le idee le più lontane, le più disparate possibili, ma sono, come dire, si battono affinché, per così dire, le idee di tutti vengano difese e possano essere soprattutto espresse. Questa non è, anche questa è una cosa assolutamente semplice oggi, perché più la società si in realtà sembra semplificarsi, più in realtà si complessifica, invece accade l'aspetto opposto. E per spiegarti, come dicevo prima, non basta solo più l'aspetto multidisciplinare, ma serve anche cose come l'empatia, servono cose come la sensibilità, serve la voglia di dialogare con gli altri, serve insomma la voglia di capire, perché se manca questo non c'è aspetto ideologico, aspetto filosofico, aspetto tecnico della cultura che possa bastare a comprendere le dinamiche del mondo attuale. Che sia ovviamente un qualcosa di assolutamente inattuale, che mette insieme filosofi, gente di cinema, pittori, storici del teatro, storici della letteratura, studiosi di lingue, tutto lo scibile, ancora i prossimi numeri amplificheranno perché avremo un'apertura anche scientifica, vi dice quanto appunto, per quanto ci riguarda, sia importante anche la dimensione dello stare insieme con gli altri. Per chiudere,
uno dei drammi della cultura contemporanea è l'autoreferenzialità. Lo dice uno che frequenta, insomma, i salotti buoni della letteratura, della cultura, della TV, no? La RAI, i programmi, cioè, televisivi, no? Quelli, no? Per cui la gente gli dice poi, ah, che bello il programma che hai fatto sulla storia, cioè questo... È bello nella misura in cui noi riusciamo davvero a recuperare però una forma di rapporto anche assembleare, anche empatico con gli altri e riusciamo per così dire a trasmettere qualcosa. I discorsi autoreferenziali degli aspetti culturali in cui si parla dei massimi sistemi, spesso anche male, perché tra festival dei libri e tante cose vediamo che le defiance del cosiddetto mondo culturale ed accademico sono spesso elevatissime oggi, soprattutto nella comprensione di quello che sta accadendo, perché l'autoreferenzialità porta poi a parlare delle tue questioni, ma non porta a capire tutta l'essenza del mondo. Ecco perché siamo un sistema culturale anche in crisi, perché non ci capiamo nulla fuori da quello che è la nostra critica d'arte, le mostre, però poi quando usciamo di là non solo non capiamo nulla, ma non sappiamo anche nemmeno trasmettere nulla, per esempio, ai nostri studenti. E questo è un dato ovvio, anche perché noi appunto viviamo anche quello che è il nostro tempo. Però non è il momento del refugium, non è il momento del chiudersi e del pensare che è, per così dire, vabbè, parliamo delle nostre questioni, tanto non cambia nulla, tanto il mondo... No, quelli che siamo qua pensiamo che ancora il mondo e le cose, dal piccolo alle questioni più grandi, può essere cambiato, che le cose, come dire, possano essere affrontate, e sicuramente noi non abbiamo alcuna paura, per così dire, di esprimere determinate idee, spesso inusuali, spesso la gente, anche parlando con noi, le nostre cose rimane perplessa, no? Cioè l'altra volta è finita che abbiamo parlato di cinema, di surf, no? Cioè, perché inevitabilmente uno si è alzato e ha detto ma professore, lei è quello della... va bene, ci sta, non ci sono confini, non ci sono... c'è, come dire, una necessità. E a questa necessità noi abbiamo dato risposta. La miglioreremo, la peggioreremo, ne faremo altro. Sicuramente è un progetto che durerà. Questo progetto che, vi dico, non è facile, perché voi pensate che vi battano le mani se qualcuno fa una raccolta di saggi che sta diventando una rivista. Pensate che... No, sconvolge degli equilibri. E le persone, i colleghi, insomma gli addetti ai lavori che ti chiedono ah, ma che cos'è? Cosa volete fare? Ma che se, ma chi è che, per così dire, ecco, noi questo progetto, per così dire, lo faremo al più presto continuare. Ora passo la parola, caro Alessio, a Massimo, che ha un'esigenza di un altro impegno. E vi chiedo solamente, per così dire, di seguirci. Io vi continuerò a scocciare con i miei inviti, ve li farò pervenire via Instagram, via Facebook, via WhatsApp, insomma, se vi farò pervenire anche, per così dire, la rivista, se naturalmente venite però, cioè, alle presentazioni e alle altre cose che faremo, che saranno altro. Non ci saranno solo presentazioni della rivista, ma ci saranno anche altre cose di cui poi parleremo. Vai Massimo. Allora, innanzitutto grazie al professor Amato e al professore Lamendola che hanno curato questo bel volume, grazie anche al dottor Arena con cui, con tutti e tre, mi lega anche un'amicizia oltre che una stima culturale. Io sono molto contento di questa rivista, di questa collettanea, di questo libro, perché siamo arrivati al secondo volume ed è una grande opportunità un po' per tutti noi giovani studiosi di poter scrivere anche di argomenti abbastanza spigolosi o, come dicevano nell'Ottocento, di spigolature, cioè di quegli argomenti di nicchia
che riguardano in questo caso l'estetica, la teoria della letteratura, la teoria dei media e così via, argomenti anche di nicchia che, di cui c'è poco spazio in altri tipi di riviste, in altri tipi di pubblicazioni. Quindi autonomia estetica, già lo dice il nome, si preannuncia come un'importante operazione culturale, tra l'altro appunto coadiuvata dalle cattedre di estetica dell'Accademia di Belle Arti di Palermo. Di questo io credo che la città stessa di Palermo ne aveva assoluto bisogno, città di Palermo, tutta la Sicilia, ma ci arriveranno anche contributi probabilmente nazionali da tutta Italia. È una rivista... Adesso abbiamo abbondanza, poi non sarà facile mantenere certi ritmi, come si sa, no? Cioè, perché... È una rivista che sconfina e che deve sconfinare, sconfina dal punto di vista culturale, dal punto di vista geografico, è una rivista che è in crescita. Io appunto sono grato di questo, in particolare il mio io ho pubblicato due saggi con questo primo e secondo numero, quindi ho visto questa importante partecipazione. Nel primo numero della rivista ho pubblicato un articolo su Salvatore Chindemi e sul secondo su Abate, su Antonino Abate di Catania. Speriamo ora di poter pubblicare nel terzo numero qualcosa di teoria dei media e sono contento di questa operazione. Con questo purtroppo tempo mi è scaduto, che ho un matrimonio. La fidanzata è andata e ho un matrimonio. Qua, vi saluto tutti allora. La professoressa Caracausi ci lega, per così dire, l'amore per il neogreco. A settembre abbiamo fatto una grande operazione, che è merito suo a Palermo, la visita di Yannis Psikopedis, il massimo artista greco vivente, all'Osterico, l'Università di Palermo. C'è stata una bellissima mostra e anche, devo dire, un documentario carino che il regista Lentini, io e con la collaborazione di tutti abbiamo, come dire, portato a termine. In questa rivista ci sono gli allievi della professoressa, la scuola che continua, cioè il sapere, la trasmissione del sapere. Purtroppo non sono qui con noi Giulia Sorrentino ed Enrico Palumbo, ma lo saranno nelle prossime presentazioni. Lia, che ci dici? Benissimo. Allora, intanto buonasera, grazie di questo invito. Devo dire che ringrazio il professore Amato per questa sua apertura verso aspetti anche, tra virgolette, periferici della cultura di oggi. Autonomia estetica, infatti, fa pensare in primis all'autonomia, quindi alla libertà di movimento, e così in una rivista di estetica trovano spazio anche dei contributi che invece hanno a che fare, diciamo, quasi esclusivamente con la letteratura o comunque con una rivisitazione delle letterature classiche, nella fattispecie, alla luce di quello che succede adesso. Intanto, che cosa vuol dire neogreco? Neogreco è un termine diciamo così, convenzionale per distinguere il greco parlato oggi dal greco classico, dal greco che la maggior parte dei presenti probabilmente ha studiato a scuola e magari qualche cosa si ricorda. In realtà, come diceva Seferis, la lingua greca non ha mai smesso di essere parlata, ha ricevuto le alterazioni che riceve ogni organismo vivente, ma non presenta alcuna frattura. E cioè, mentre il latino a un certo punto è come una madre che muore di parto e genera le lingue figlie, partorisce le lingue figlie, le lingue neolatine, il greco non si è mai fermato. E la lingua greca si è semplificata moltissimo già dalla Koiné, quindi a partire dal IV secolo a.C. Già allora si sono verificate alcune trasformazioni fondamentali che erano legate proprio al passaggio dalla civiltà della polis a una civiltà legata a un territorio molto più vasto, estremamente vasto. Pensiamo prima all'impero di Alessandro Magno e poi a tutto il resto.
Quindi questo greco si è sempre più semplificato dal punto di vista morfologico e sintattico e al tempo stesso si arricchiva dal punto di vista lessicale. Ecco, mentre i greci antichi consideravano barbari, cioè balbettanti, coloro che non conoscevano la loro lingua e si guardavano bene dall'accogliere nel greco queste parole dei balbuzienti, dei balbettanti, dei barbari, perché secondo loro non erano parole, erano dei versi privi di significato, invece nel prosieguo la lingua si evolve, si apre agli influssi esterni e quindi quando diciamo neogreco, diceva sempre Seferis, non ci sono autori neogreci, non ci sono neogreci come non ci sono neoitaliani, neoinglesi o neofrancesi. Convenzionalmente parliamo di neogreco per distinguere questa lingua che rispetto al greco antico la stessa, però ha perso molti degli aspetti più complessi, più difficili. Ecco, mi viene un po' da ridere perché a volte qualche giovane studente di lettere classiche chiede: ma come non ci sono più tutti quegli aoristi irregolari? Ma come non ci sono tutti quei verbi? Non ci sono tutte quelle parole irregolari della terza declinazione? Non ci sono più. È una lingua molto più semplice, però pensate che il 90% delle radici semantiche è la stessa e i sostantivi della prima e della seconda declinazione sono rimasti gli stessi. Questo come premessa. Allora, perché siamo qua e che cosa c'entrano questi testi letterari che sono compresi, questi contributi, soprattutto a sfondo letterario, che sono compresi in questo volume collettaneo, perché questo non è un numero di rivista, è un numero singolo, diciamo così, non è un numero zero, ma è appunto un volume, una raccolta di saggi. Sia Enrico Palumbo che Giulia Sorrentino si sono cimenta, che sono due miei allievi. Il primo si è appena laureato in scienze dell'antichità e adesso sta seguendo un corso di lingua ad Atene, per questo non è qui. La seconda è una dottoranda di ricerca, ormai prossima alla discussione della tesi, una tesi di bizantino però, quindi entra in scena un altro periodo della lunga storia ininterrotta è appunto ancora viva della lingua greca. E Giulia Sorrentino appunto sta ultimando un dottorato di ricerca tra Parigi e Palermo, un dottorato a doppio titolo. Tutti e due si sono cimentati con la sopravvivenza e con la evoluzione di tematiche che sono legate all'ambito del greco antico nel mondo moderno e sono tematiche, prima parlavamo di teatro, che sono particolarmente legate al teatro. Enrico Palumbo nella sua tesi triennale si era occupato di una riscrittura di una commedia mutila di Menandro. La commedia è lo Scudo. Questa commedia mutila è stata completata e in parte riscritta da un drammaturgo e scrittore e regista contemporaneo che si chiama Christophoros Christofis, che ha completato questa commedia mettendo insieme anche, inserendovi anche dei frammenti d'altre commedie spurie di Menandro. Menandro, come sapete, è un autore della commedia nuova, quindi siamo appunto già in piena coinè. Non ha niente a che vedere con Aristofane. Menandro è uno specchio della vita, le sue commedie rispecchiano quella che era la vita nel IV secolo, la vita della gente comune, della gente senza storia. Quindi sia pure nella trama spesso piuttosto stereotipata delle sue commedie, prendono vita sentimenti, situazioni che sono della gente di tutti i giorni. E come diceva Menandro, che poi viene portato nel mondo occidentale dal cosiddetto Dimidiatus Menander, cioè Terenzio, homo sum, umani nihil, me alienum puto, sono uomo, non considero nulla di umano, diverso, distinto da me, diceva Terenzio, riferendosi appunto a Menandro, del quale lui a sua volta riscriveva le commedie, così come poi ha fatto pochi anni fa Christofis. Ma in Menandro c'è soprattutto questo grandissimo senso della filantropia. Infatti il motto di Menandro è Oscarion est anthropos, anthropos è. Che cosa bella, che cosa aggraziata, piena di grazia è l'uomo se è veramente uomo, se è veramente umano. E quindi il senso di
continuare a leggere, a portare in scena. Enrico Palumbo ha anche portato in scena questa commedia dopo averla tradotta a sua volta in italiano, questa commedia rivisitata, diciamo così. Il senso è appunto l'attenzione per l'umano, non lasciarsi fuorviare dall'eccesso di tecnologia, di intelligenze artificiali, anche se vogliamo, che potrebbero a un certo punto prendere il sopravvento, e rimanere sempre in questo ambito dell'umano, dell'humanus con l'H davanti. Il lavoro di Giulia Sorrentino è un lavoro più complesso, perché Giulia ha preso un dramma scritto, pubblicato nel 1979 da Margherita Dalmati. Ecco, prima parlavamo con il dottore Arena di Montale. Margherita Dalmati per un certo tempo fu una musa di Montale. Non si capisce bene quali fossero i loro rapporti, sono usciti ultimamente dei testi piuttosto pettegoli, diciamo, su questa storia, perché di fatto le lettere della Dalmati a Montale sono andate perdute, probabilmente sono cadute vittima di un'epurazione ad opera della moglie di Montale, non ne sappiamo niente, quindi non sappiamo se i loro rapporti fossero platonici, più o meno platonici, però questo non ci interessa. Margherita Dalmati, piuttosto che essere la musa di Montale, è stata soprattutto una grandissima mediatrice culturale. Era non solo, era poetessa, era traduttrice, era musicista, è stata la prima clavicembalista della Grecia ed è stata la prima ad aprire una scuola di clavicembalo. Ha scritto poesie, ha tradotto poesie, ha scritto saggi, ha scritto anche dei drammi. Ha scritto tre drammi che sono difficilissimi da reperire in Grecia, tutti e tre pubblicati nello stesso anno. Il primo è questo qui, che si intitola Paesaggio con foschia, questo nella traduzione italiana, Topio meta katachnia, che in realtà ci ricorda un pochino a posteriori, perché con un anacronismo, il paesaggio nella nebbia di Angelopoulos. L'altro si intitola Oielotopios toliondari che o Vasilias, cioè il re, il giullare, il leone, e il terzo invece è Mia mera tu calochieriu, un giorno d'estate. Sono tre drammi che prendono in esame la condizione umana, rispettivamente nel mito degli Atridi, appunto, che tutti conoscete, la storia dei figli di Atreo, questa stirpe maledetta. Atreo e Tieste erano i fratelli, appunto, maledetti dalla volontà degli dèi, perché alla fine tutti nel mito antico gli umani non sono che giocattoli degli dèi, del fato, più avanti della Tiuche. E quindi c'è questa riflessione sul mito antico. Nel secondo la riflessione è disposta all'età bizantina e c'è sempre questo discorso sulla sorte e sul caso. Non si sa bene quale dei due sia il vero arbitro delle vicende umane. Un giorno d'estate parla invece della contemporaneità. Allora, Giulia Sorrentino, naturalmente avvalendosi anche dei suoi studi, perché lettere classiche, scienze dell'umanità, scienze dell'antichità, siamo sempre nel campo dell'humanitas con l'H davanti, ha tradotto in italiano questo dramma in cui Margherita Dalmati, fonti alla mano, infatti elenca scrupolosamente le sue fonti, riscrive un momento della vicenda degli Atridi all'indomani dell'uccisione di Clitennestra. Come sapete, è una vecchia storia, Agamennone sacrifica la figlia Ifigenia perché si possa partire per Troia per vendicare, almeno questo è il pretesto, per vendicare l'onore del fratello Menelao, quindi la fuga di Elena con Paride. Probabilmente non era questo il momento era un altro. Di Ifigenia poi alcuni miti dicono che in realtà non fu sacrificata, ma che Artemide se la portò nel paese dei Tauri. E questo è un mito secondario che poi troviamo anche nell'Ifigenia taurica di Euripide, e infatti poi a un certo punto Ifigenia ritorna. Agamennone torna dalla guerra di Troia e Clitennestra lo uccide per vendicare la morte di Ifigenia. In realtà, in tutto il tempo in cui è rimasta sola, Clitennestra si è legata al nemico storico e anche al nemico, diciamo, al nemico irriducibile
degli Atridi, cioè al figlio di Tieste, Egisto. E quindi appunto Clitennestra uccide Agamennone, ma poi Oreste, istigato dalla sorella Elettra, ma in questo rispondendo a un ordine degli dei, l'ordine di Apollo, in realtà uccide a sua volta la madre. E poi è perseguitato dalle Erinni, come sapete, proprio per via del matricidio. Nell'Orestea questa sbilanciata situazione, questa faida, poi si conclude grazie all'intervento di Atena, grazie al tribunale di Atena, che col voto di Atena, che pesa doppio, fa sì che Oreste sia assolto. La Dalmati immagina una situazione più umana, sempre uno umana con l'H davanti, quindi in un ambito umano, per cui si immagina che non Oreste di sua mano e per sua volontà, ma che un tribunale abbia decretato la morte di Clitennestra. E per questo motivo però Clitennestra è stata uccisa, ma Oreste non di meno soffre e viene in particolare perseguitato dal nonno Tindaro, il padre di Clitennestra, che vorrebbe la morte sua e di Elettra. In realtà i due si salvano e quindi si apre una nuova pagina. La Dalmati quindi si rifà ad aspetti in qualche modo secondari del mito, con una rivisitazione personale sempre nell'ottica però delle testimonianze che vengono, come dicevo prima e lo ribadisco, scrupolosamente sottolineate. La Dalmati, che io ho avuto il privilegio di conoscere di persona quando era già molto avanti negli anni, perché lei era stata qui quando io non ero nata, era stata lettrice di neogreco a Palermo tra i 55 e i 60. Poi io la conobbi negli anni 90, la rividi nei primi anni del terzo millennio ad Atene, e quando la conobbi io sembrava un'innocua vecchietta tutta dolcezza. In realtà era una donna molto grintosa, e lo dimostra questa riscrittura che fa, questo paesaggio con la foschia, perché la sua Clitennestra è una Clitennestra che è una donna molto forte e che per esempio non solo incolpa Agamennone di averle ucciso la figlia Ifigenia, ma la incolpa di averla sposata dopo averle ucciso il marito e il figlio. Cioè, questa è una pagina meno nota del mito. Noi siamo abituati a sapere che erano una specie di famiglia felice, Agamennone, Clitennestra e i loro figli, Ifigenia, Crisotemi, Elettra e il piccolo Oreste, ma in realtà Clitennestra era stata resa vedova da Agamennone. Questo il mito lo dice, e Agamennone, non pago di averle ucciso il marito, le aveva ucciso anche il primo bambino. Quindi questa, in Clitennestra c'è questo desiderio di vendicare non solo la propria maternità offesa due volte, ma anche la propria femminilità, anche la libertà delle proprie scelte. E questo lo vediamo anche in un altro dramma contemporaneo di questo dramma della Dalmati, che è di Jacopo Scambanelli, su un monologo che si intitola Lettera Oreste, e in cui anche questo tradotto da Giulia Sorrentino, ma ancora non pubblicato. E in questo Clitennestra dice in modo molto significativo: a noi donne viene permesso di scegliere il vestito da sposa, ma neanche il marito. Forse possiamo scegliere appunto al massimo il vestito. E quindi chiede perdono in questa lettera, chiede perdono a Oreste di avere ucciso il padre, di avergli ucciso il padre. Sono degli aspetti marginali del mito, ma ci fanno capire quanto sia veramente attuale, senza che l'attualizzazione sia forzata. Diceva Rizzos che il mito è l'archetipo del presente. Rizzos era un altro che, soprattutto in quarta dimensione, ma non solo nei monologhi teatrali in quarta dimensione, anche nella sua poesia, soprattutto nelle brevi poesie delle ripetizioni, Epanalipsis, dice come il mito sia
una continua ripetizione, cioè nel mito possiamo ravvisare quello che comunque si continua a vedere anche adesso, e non è per volontà degli dèi, è una specie di situazione insita nell'uomo stesso, una specie di coazione a sbagliare, a ripetersi e a soffrire, in una visione purtroppo molto negativa, molto pessimistica. In questa visione pessimistica l'unica cosa che può riscattare dalla negatività è l'autoconsapevolezza, la coscienza di sé. E questo più o meno sempre. Era così anche per Edipo, quando Edipo si acceca perché non muore di dolore, si acceca perché accecarsi è una scelta sua. Gli dèi o il fato o il caso ne hanno fatto un burattino, Edipo re ha ucciso sua madre, ha ucciso suo padre, ha sposato sua madre, ma nel momento in cui scopre tutto questo decide di uccidersi, non di uccidersi ma di accecarsi e di continuare a espiare. Quindi senza trasformare il mito in una specie di religione, senza volere vedere negli antichi ad ogni costo i nostri maestri e quindi chiuderli in una specie di nuvola o in una specie di bacheca dove stare via ad adorarli, possiamo vederli in una maniera estremamente dialettica e vedere quanto ancora questi classici possano parlare a noi stessi con tutte le loro contraddizioni, che sono ancora le nostre contraddizioni. Io credo di aver parlato un quarto d'ora, forse troppo, comunque basta così. Grazie, grazie di aver resistito, e mi piace che non ci siano i miei allievi, perché sarebbe stato meglio se avessero parlato loro. Allora cedo il posto. Così. Qual è la sedia dei posti? La sedia è la sedia di Cebonura. Allora, Dario Lamendola, come dice qualcuno, mio alter ego, cioè quello che occupa l'altra cattedra di estetica all'Accademia di Palermo, e lui ha una bella visione, secondo me, completamente diversa da quello che facciamo noi in generale, ma abbiamo trovato proprio in questa rivista dalle antitesi alle sintesi. Cioè, trovare una sintesi proprio partendo da un aspetto didattico, cioè quello di offrire agli studenti al triennio e al biennio la visione più ampia possibile, i punti di vista più disparati, in modo che loro poi possano scegliere e farsi un'idea. E non debbano essere solo informati, ma noi crediamo ancora che le persone possano e debbano essere formate. Dario. Grazie, grazie Luigi, grazie a voi di essere venuti qui alla presentazione della rivista. Allora, più di relazionare l'intervento che trovate nella rivista, che vi andrete a leggere poi quando insomma finirà tutto, quando vi andrà, proverei un po' così a capovolgere il senso della disciplina che per adesso sto insegnando, cioè l'estetica. Essendo particolarmente innamorato del circo, comunque del mondo della satira, una delle cose che mi piace fare è mettere tutto sotto sopra, e poi mi accorgo che mettere le cose sotto sopra gli dà in realtà ordine. È una cosa strana che mi accade, forse perché è il mondo sotto sopra in se stesso. È una di queste inversioni l'ho fatta per l'appunto con la definizione universalmente accettata di estetica, che è la scienza delle percezioni sensibili. Ecco, a me questa definizione mi piace, però anche perché mi piace l'autore, che ha scritto un libro che porta per l'appunto il titolo che dà nome a questa disciplina quando diventa autonoma, che è un testo folle, cioè l'estetica di Baumgarten, per chi la legge, per chi ha deciso di leggerla, lo trova come una sorta di fumetto contemporaneo in cui lui si arrabbia, se la prende con i suoi colleghi docenti, veramente un testo meraviglioso di un personaggio stupendo che scrive quest'opera dopo circa 30 anni di meditazioni. Ecco, a me la definizione che mi piacerebbe dare di estetica è scienza delle relazioni impercettibili, cioè ciò che non può essere percepito in quanto invisibile, inudibile, è in realtà la sostanza dell'estetica stessa.
il ragionamento che mi invito a fare è per l'appunto questo. Parto come sempre da un esempio che viene dal mondo della botanica, perché diciamo, questo è il recinto del quale io mi occupo, e poi arrivo a un collegamento lontano, circa 300.000 anni, al cui centro c'è un grado di separazione singolo, che è la figura della donna. E non è un caso, secondo me, tra l'altro, anzi è perfettamente inerente al periodo nel quale ci troviamo. Allora, l'esempio botanico è questo. Dove sto io per adesso, su un muraglione artificiale, chiaramente cresceva, perché adesso gli operatori ecologici li hanno abbattuti, cresceva una siepe lunga circa 10 metri di Mirabilis, cioè di una nictaginacea che sarebbe la più comunemente nota bella di notte. È una pianta con le foglie molto simili a quelle del pomodoro, del peperoncino, malgrado che la famiglia non abbia nessun tipo di attinenza, e il cui fiore dovrebbe largamente ricordare la bougainville, ma non, diciamo, non è proprio così. Lo ricorda soltanto per l'appartenenza alla famiglia, le nictaginacee, ma in realtà è completamente differente. È un fiore accesissimo, di colore rossastro. Poi adesso i botanici più depravati decidono di fare delle associazioni e chiaramente nascono, per sintesi mendeliana, diciamo così, delle degradazioni di colore. Ma il colore originario è il fucsia. Allora, questa pianta cosa fa? La mattina, quando io passo attraverso questo muraglione, dorme, cioè ha i fiori chiusi, i suoi petali, un unico petalo in realtà, è completamente chiuso, avvolto in se stesso. Ed è il momento nel quale praticamente la natura lavora, quello con il sole. E invece la sera, poco dopo il tramonto, fa come noi quando siamo in macchina, cioè accendiamo i fari. Ecco, lì i fiori si aprono, quindi all'inverso. La motivazione è palese. Il senso del fiore è quello di essere impollinato. Se non lo fa di giorno, significa che non c'è un impollinatore diurno. Allora il suo obiettivo è quello di cercare un impollinatore che è notturno. È tra gli insetti che vivono la notte, magari qui sono pochi, ma nella sua zona di origine, che sarebbe il sud delle Americhe, sono tantissime, invece la falena, che, se non mi sbaglio, chi sa di greco, uno dei termini arcaici più antichi di febbo o feo, qualcosa del genere, dovrebbe significare luce, o comunque è una delle prime parole con cui entrò per essere pronunciato il termine luce. Quindi è una cosa stranissima, cioè questo insetto ha nella sua etimologia un nome che appartiene alla luce, ma in realtà è un insetto notturno che vive soltanto la notte e va a impollinare le piante i cui fiori sono svegli durante la notte e dormono durante il giorno. È davvero qualcosa di assurdo. Che senso ha raccontarvi un'inversione di bioritmo, lo diremmo con un termine contemporaneo? Ecco, ha senso nel secondo esempio che vi voglio proporre. Una delle più antiche sculture della storia, e qui secondo me questo è il campo di indagine reale dell'estetica, secondo gli studiosi è risalente all'incirca a 250.000-300.000 anni fa. Ma la curiosità non è soltanto la lontananza nel tempo rispetto al nostro nel quale è stata scolpita. La curiosità più importante è che è stata lavorata da una specie che è diversa dalla nostra. Cioè si ritiene, se è vera la datazione, che a essere scolpita questa pietra fu per mano di un Homo erectus. È come se, vi faccio un esempio banalissimo, è come se stessimo parlando di mele e pere, quindi qualcosa che appartiene alla stessa famiglia, le rosacee, ma sono due frutti completamente differenti, una piena di parenchi, ma l'altra invece molto polposa. La stessa cosa, Homo sapiens, sapiens noi, Homo erectus, un'altra specie ancora. La certezza non c'è, vi è però un'ipotesi. Avendo questa scultura dell'ocra, si presume che la lavorazione non sia stata soltanto un'erosione, e che questa erosione abbia fornito una figura antropomorfa, cioè una figura di donna.
e che quindi si possa realmente parlare di una delle tantissime veneri della preistoria. Il termine è ovviamente scorretto, cioè il desiderio di latinizzare, romanizzare tutto quello che accade anche a periodi estremamente lontani rispetto a quelli nei quali questi manufatti si trovano è la voglia segreta di imperialismo e di colonialismo che il nostro occidente ha, quindi di voler dare a tutto un nome latino, come è stato con Linneo e i suoi seguaci per le piante, per esempio, Mirabilis, non ha senso chiamare una pianta Mirabilis. Però tuttavia dico, perché il legame, dov'è il legame impercettibile in questo? Ecco, bisogna fare un salto in avanti di parecchi secoli, parecchie centinaia di migliaia di anni, e arrivare alla fine degli anni 60 con la pubblicazione di un saggio che fu scritto da una giornalista donna, e a quei tempi era molto difficile per le donne avere spazio, e che intitolò questo libro Primavera silenziosa. L'autrice è Rachel Carson. Qual è il senso tra le due cose? Una scultura di 300.000 anni fa con una pubblicazione di circa 40 anni fa, quindi 50 anni fa, quindi recentissimo. Ecco, è proprio la percezione non percettiva, il legame impercettibile. Un periodo nel quale un essere a noi affine, ma non noi, in un periodo climatico simile al nostro, quello chiaramente era una distruzione diversa rispetto a quella nella quale ci troviamo oggi, queste zone del mondo saranno vivibili tra 40 anni, una città come questa sarà molto simile a una zona nella quale fu trovata questa Venere, la Venere di Tantan, cioè in Marocco, e raggiungeremo per esempio climi veramente invivibili. Hanno il loro legame che non può essere percepito nella sensazione che la natura è qualcosa che noi non riusciamo a sua volta a percepire, cioè il paradosso nel paradosso. E non ci si arriva per inferenze induttive, è chiaro, non è possibile farlo per inferenze induttive, che sono tipiche delle scienze, è possibile farlo con quello che viene chiamato, ed è stato citato più volte qui, l'ambito umanistico, che invece per intuizioni interne riesce a fare dei collegamenti che i sensi riescono a fare con un po' di fatica, ma che invece il nostro spirito trova immediatamente correlato. Quindi quello con cui vi lascio è questo dubbio: una Venere di pietra con dell'ocra di centinaia di migliaia di anni fa, un saggio che parla della distruzione della natura, scritti da due non solo generi ma addirittura specie completamente differenti, parlano sempre della stessa cosa, cioè noi umanità raccontiamo, umanità nelle sue varie differenziazioni, raccontiamo a noi stessi il tempo che si perde. E l'unico modo per intuire il tempo che viene perduto è nell'assenza totale delle sensazioni, come la bella di notte fa, cioè aprendosi nella notte quando nessuno ci vede tranne chi porta il nome della luce nel suo nome, cioè la falena, in sostanza. E vi ringrazio. Sì. La bella di notte è Gelsomino? No, quella è un'altra specie ancora che non è nemmeno Gelsomino. Però si sì, perché quello cresce il mio giardino. Però diffondono entrambi il profumo la notte proprio per attirare gli sì, operai. Sì. Bene, allora grazie a tutti. Sì, io prima di concludere appunto faccio ancora i miei ringraziamenti a Luigi Amato per questo bel lavoro, questo bel contesto che sono sicuro che crescerà e coinvolgerà sicuramente, insomma, studiosi sempre diversi, sempre interessanti. Di canto mio, io sono uno storico del teatro, ormai insegno da qualche anno, ho cercato di portare una riflessione linguistica, però sempre nel contesto del teatro, sul Gramlò, le lingue, non lingue, il teatro e al cinema, con qualche riferimento alla letteratura. Il Gramlò è uno strumento teatrale che si usa già dal tempo della commedia dell'arte, è quella lingua che sembra
una lingua realmente esistente, ma in realtà non ha alcun significato, diventa comprensibile un po' per la presenza di suoni onomatopeici o di parole simili a parole realmente esistenti di altre lingue, ma soprattutto attraverso il gesto, attraverso l'uso del corpo. E questo è uno strumento quindi teatrale antichissimo, che è utilizzato in Italia, che ha poi fatto il giro del mondo, che troviamo tuttora in teatro, che abbiamo trovato poi al cinema e tuttora troviamo al cinema in modi diversi. La più famosa forse non è proprio un gramulò, ma è una cosa simile, è la famosa supercazzora, con la R non con la L come tanti la pronunciano, di Amici Miei, che troviamo in tutti e due i capitoli di Amici Miei, anche quello strumento comico con cui insomma si fanno degli scherzi. Quindi per lo più è così, sono strumenti utilizzati nel registro comico sia in teatro sia nel cinema, con lo scopo di far ridere, ma anche con lo scopo più profondo di essere comprensibili a tutti, e questo è un aspetto da non sottovalutare. Io credo molto nelle parole di Dario Fo, che è l'autore che io studio di più in assoluto insieme a Franca Rame ovviamente, e Dario Fo sosteneva che soltanto attraverso il comico di fatto si poteva attivare l'intelligenza. Lui diceva: il bello fine a se stesso non mi interessa, non mi interessa, ecco, la catarsi che porta alla tragedia, no? La tragedia ci libera da tutti i mali. Noi vediamo anche un film, no? Come si dice oggi, drammatico, una parola sbagliata, però un film tragico, vediamo accadere le cose peggiori possibili, usciamo, piangiamo lì, soffriamo lì, usciamo leggeri, torniamo alle nostre vite come se niente fosse. No, questo per Fo non andava bene. Invece ci vuole il comico. Il comico, noi se raccontiamo quello stesso fatto, magari negativo, magari luttuoso, tragico, però attraverso il riso, la gente lì ride e poi quel peso se lo porta dentro, se lo porta nel mondo reale ed è costretto a farsi organico alla società, ecco, però a contribuire alla società. Quindi il comico è la chiave di lettura giusta, è lo strumento del comico, sì, il gramlò, ma soprattutto il corpo. Il corpo che attraverso la mimica e il gesto rende comprensibile anche una lingua che normalmente non lo è. Ecco, per cui questo tipo di teatro, anche questo tipo di cinema per certi aspetti, si faceva comprendere anche a prescindere dalla lingua del pubblico. Gli italiani andavano in Francia, facevano il gramlò italiano, la gente capiva perfettamente, perché quello mimico è un linguaggio parallelo a quello verbale e lo completa. Capivano perfettamente e ridevano come rideva il pubblico italiano. E quindi, insomma, ho cercato di fare questa riflessione tenendo conto ovviamente delle differenze, che non tutto è propriamente gramlò, però cercando di trovare le tracce del gramlò in queste altre lingue. E ho cercato anche di comprendere quanta estetica c'è in questa materia. Io ho avuto una formazione importantissima in questa materia, qua abbiamo due studiosi di altissimo livello, per me è un piacere, e per me è stata una di quelle materie fondamentali quando l'ho studiata all'università, sulla base della quale veramente sono riuscito a costruire poi tutto il mio lavoro, oltre alla storia, paradossalmente sono riuscito a far coesistere i due livelli di cui parlavamo prima. E quindi è un piacere, ecco, essere riuscito in qualche modo a fare questa riflessione in questo contesto, nel contesto di questa rivista, con una prospettiva assolutamente interdisciplinare anche all'interno del contributo, quindi collegando teatro, cinema, letteratura, cercando di fare una cosa che oltre a essere insomma sostenuta da un punto di vista scientifico fosse anche accessibile a noi detti ai lavori, cosa che ho visto che hanno fatto anche gli altri colleghi presenti. Quindi, tirando le somme, io concludo ringraziando ancora tutti, vi invito a continuare a seguire le attività di questa rivista, a continuare a seguire anche le attività del parco, se volete tornare, noi siamo sempre qui, e vi prego di esportare questo modello lì dove potete, anche nel quotidiano. La ricerca non ha confini, il confine è un'idea sbagliata, è un'idea fuori luogo, io sono in un mondo senza passaporti, figuriamoci all'interno dell'Accademia. E cosa ce ne possiamo fare? Aboliamo questi settori scientifico-disciplinari, cominciamo appunto a dimostrarlo attraverso la ricerca, facciamolo tutti a nostro modo. Grazie ancora, grazie a Luigi Amato, grazie a tutti, a presto. A proposito di Dario Fo, ci sarà una recensione nel prossimo del libro La Banda Bellini, Marco Filopat, in cui si parla di quelli che scortavano Dario Fo nella Milano terribile degli anni 70, un gruppo di ragazzi del Casoretto, che è un quartiere operaio di Milano, formano le guardie del corpo, cioè di Dario Fo e di Franca Rame, e in questa cosa c'è appunto questo incontro anche là di mondi diversi, di questi ragazzi che dialogano con Dario Fo.
ma si accorgono, anche Dario Fo si accorge che le nuove generazioni, dire, hanno svoltato anche rispetto a quel mondo rivoluzionario tradizionale, stanno andando anche in un'altra direzione. Dario, poi quando finisci di leggerlo, ci darà la sua versione. Grazie a tutti di averci dedicato questo pomeriggio, vi terremo informati su tutte le iniziative. Di cui spero siate partecipi poi, insomma, cioè che diventino anche le vostre iniziative. Ah, ovviamente se c'è qualche intervento, qualche domanda, vuol dire, sai bene anche le cose, cioè il fatto se le vostre impressioni, le vostre... senza naturalmente obblighi tremendi, il dibattito finale, una volta, però... diciamo sul pensiero unico si è visto nel periodo della pandemia, che per forza c'era un solo pensiero, nonostante io sono vaccinato, ho più di 38 vaccini, anche in periodo di guerra, cioè non sono Novax, ho 38 anni e ho 38 vaccini, sono mistati nel corpo, però nel senso un pensiero diverso da quello che poteva essere appunto quello mediatico non è successo, cioè perché la paura magari ha preso il sopravvento sul pensiero stesso e quindi anche sulle masse, ecco. Ora appare che anche lì stiano emergendo delle verità differenti, come poi spesso accade nella lettura della storia, no? Non è revisionismo storico, però già, ma anche a nome degli stessi, no? Che hanno cambiato idea nel frattempo. Anche questa cosa verrà riletta, speriamo, storicamente, oppure temo io che sia il passaggio, sia stato, come dire, il passaggio verso altre cose, e che la pandemia o la guerra o altre cose siano in realtà il passaggio verso altri mondi, verso nuovi ordini di cose, insomma, questo è quello che ad oggi appare evidente, dico, chi ha un minimo di, come dire, di osservazione e anche di onestà intellettuale. Poi ovviamente ci si può sbagliare, ognuno ha le sue opinioni, ma su questo credo che ancora ci siano tante cose da scrivere. Ospiteremo anche dei contributi scientifici in questo senso, non ci addentriamo in campi lì, sì, cioè, ma faremo parlare delle persone che ci spiegheranno, insomma, perché questo fa parte di un'estetica e di una visione del mondo, comunque non è altro da quello, no, forse è molto più vicini a determinati argomenti a noi rispetto che ad altri. Io quest'anno ho fatto lezione anche in una facoltà di economia a Catania su queste cose, e mi rendo conto che i confini della disciplina si sono ampliati all'infinito, e ad Ecomet, che è stata una grande riunione di aziende internazionali, italiane ed europee, sulla transizione ambientale, è stata la tappa di Mister Bianco, io ho fatto un intervento, e chiaramente i ragazzi, anche gli studenti, volevano delle risposte. Io gliel'ho detto tramite Instagram: tu vedi la felicità finta del mondo di oggi. Chi fa arti visive ha il privilegio di capire dai visi, come diceva Dostoevsky. Io, l'artista, non è che guarda, si dice il pittore, tu sei un pittore, Mauro, tu ti ricordi dei visi. Noi che non siamo artisti ci ricordiamo della funzione delle persone o dove le abbiamo viste. Se dietro una cassa, alla guida di un autobus, sul luogo di lavoro, ma l'artista si ricorda dei volti. Chi fa arti visive vede, riconosce, ha un'altra visione. Però oggi questa interpretazione è favorita nella comprensione del mondo, data l'espansione di queste piattaforme che, ripeto, non io, ma uno come Andrew Kinn, che è uno dei teorici di Microsoft, quindi non stiamo parlando di uno che è contro il programma, è uno di quelli che ci permette oggi di avere i telefonini, di avere Meet, di fare le lezioni online, di fare i video, le cose. Lui dice, ha scritto un libro qualche anno fa che si chiama Vertigo Digitale, e diceva: state attenti, questa idea della condivisione delle cose in altre epoche ha portato poi a cose. Noi siamo tutti in un panopticon, nel panopticon di Bentham, il carcere bentamiano, dove tutti siamo spie e spiati, ci mettiamo nei social per spiare gli altri, ci vediamo, ecco, quindi anche su questi argomenti, no, li approfondiremo, per quanto nei nostri video.
sarà una mia idea, però c'è quanto c'è da prendere in una serata passata anche qua, alle 8 in questo parco, bellissimo così. O con lui, per esempio, quando suoniamo, io suono, lui dipinge, oppure parliamo insieme in spiaggia, non c'è paragone con una chat fredda. Io la chiamo freezer, è un freezer, cioè noi siamo in un freezer. La contemporaneità bisogna avere i filtri, cioè se noi abbiamo i filtri culturali, possiamo gestire anche la tecnologia. Il problema è quando non abbiamo più i filtri culturali, perché non sappiamo che vuol dire medioevo, che vuol dire età moderna, non ci sfuggono i fondamenti del pensiero. Allora la tecnologia diventa, per così dire, che sopravanza, no? Lì l'inquietudine vertigo digitale. Chiaramente l'avete capito, Andrew King si copia il film di Hitchcock, no? La donna che visse vertigo, no? In titolo originale, cioè l'inquietudine del film è quella che a lui viene data dalle grandi piattaforme, dall'espansione inevitabile, totalizzante della tecnologia, soprattutto quella informatica. È chiaro che però se tu hai i filtri culturali hai gli antidoti anche. Giocando certo, sul problema, avere, non è semplice. Sul problema contemporaneo. Sì. Bene, va, lasciamo che... Grazie.